tutti e bentornati su Yantech. Oggi siamo qui perché mi era venuta voglia di dare un'occhiata alla prima versione di Ubuntu. Più precisamente Ubuntu 4.10 QWERTY WorkHub. Questa infatti è appunto la prima versione di Ubuntu che sia mai stata rilasciata al pubblico. Magari vi potreste star domandando perché si chiama 4.10 se è la prima. Beh, perché effettivamente questo numero non è un numero di versione con un contatore sostanzialmente, ma è composto dall'anno e dal mese di rilascio. 4 intende che è stato rilasciato nel 2004 e 10 intende che è stato rilasciato ad ottobre. Sono appunto su questa pagina che è old-releases.ubuntu.com releases/4.10 e l'ho appunto trovata cercando Ubuntu 4.10 su Google. Mi vedete lacrimare gli occhi perché mi sono un attimo affogato, non perché sto piangendo, non vi preoccupate. E appunto, come potete vedere, è una pagina molto avanzata. Comunque potete notare, abbiamo più tipi di immagini da scaricare, abbiamo gli install CD, abbiamo l'Intel x86, i PowerPC e gli MD64. Sostanzialmente questa è l'edizione a 32 bit, questa quella 64 e questa è per i PowerPC, ovvero la vecchia architettura di Mac, perché adesso i Mac sono passati all'architettura M1, fino a pochissimo tempo fa erano su Intel, così come i PC Windows normali, e ancora prima c'era PowerPC. Mentre abbiamo Live CD, che è la ISO solamente a 32 bit per fare il boot senza installarlo. Ormai nelle versioni recenti di Ubuntu questa cosa si può fare con qualunque ISO scaricate, ai tempi no. Qui sotto abbiamo appunto tutta la lista di ISO che possiamo scaricare. Io ho scaricato la release AMD64.ISO, quindi direi che possiamo direttamente andarla a provare. File, new virtual machine, la will start operating system later, next, Linux, direi Ubuntu a 64 bit, Ubuntu 04.10, vai, numero di processori 1, core 2, facciamo 4 giga di RAM, lasciamoli, qua può andare tutto a posto, SCSI va bene, 20 giga, 30, vai, quindi gli devo dare la ISO e poi andiamo alla virtual machine, press F1 to help or enter to boot, andiamo enter per il boot e siamo nel boot, signori. Quanto bello è reggere AMD Ryzen 7 2700X su questa schermata però. Abbiamo quindi questa installazione così, non è propriamente grafica, non posso usare il mouse. Che bello che c'è un hashtag, un cancelletto come simbolino della scrollbar. Vabbè, mettiamo italiano, Italia, tastiera italiana. Sta rilevando l'hardware alla ricerca di lettori CD-ROM. Non abbiamo i CD-ROM, non abbiamo la peri... Riavviamo, potrei aver rotto qualcosa perché effettivamente CD-ROM l'avevamo. No, non ho un disco del driver, però posso provare a selezionare manualmente. Sarà CD-ROM, deduco sarà /dev/CD-ROM. No, no. Ma scusa un attimo, ma sei tu il CD-ROM? Cioè, se io il boot lo sto facendo da qualcosa. Vabbè, proviamo a caricare i dati dal disco dei driver, che forse è quello che dobbiamo fare, anche se dubito. Sì, caricali. Non so cosa, perché, cioè, non dovresti caricarli se sei tu il CD-ROM, però va bene. Signore e signori, vi presento l'installazione di MS-DOS. Ho rotto tutto. Ci sono delle linee? O no, potrei aver rotto qualcosa, o no. Kernel panic. Kernel. Tarata. In the tutorial diceva 8.0. Proviamoci con 8.0. Basta volergli dare due core, un core solo, 2 giga di RAM. Messiamo enter to boot. Stavolta niente kernel panic, è già un passo grosso avanti. Ok, quindi configurazione della rete con DHCP. Perché l'operazione potrebbe richiedere un po' di tempo? Nome del computer, Ubuntu 4.10. Cancellare l'intero disco. Vivi i cambiamenti sul disco. Sta creando la partizione. Ok, adesso deve installare. Direi che... boh, ci vediamo quando ha finito. Ok, adesso ci dice che il first stage of installation is complete, quindi continuare. L'avvio del nuovo sistema Ubuntu in corso. Madonna, il vecchio grab. Io tutta questa roba non l'ho mai vista, cioè io c'avevo ottobre 2004, io avevo 0 mesi. Ci sono nato. Welcome to your new Ubuntu system. This program will now walk you through the process of setting up your new install system. Siamo nel fusilario Europa Roma, sì. Enter a full name. Stavolta non facciamo i memini, scriviamo semplicemente Yantech. Yantech va bene. Una nuova password 1. Scarica software dall'internet, che ti posso dire. No, ma adesso cosa scarica? Tutto l'internet. Adesso scarica tutto il server di Canonical. Sit
Sì, modalità video. Thank you for choosing Ubuntu. Setup of your Ubuntu system is complete. Io me la login. Dai, yeah. Bella schermata di... posso? Impossibile avviare il server X. L'interfaccia grafica. Ma come reboot deve essere sudo? Allora, cerchiamo su Google. Can't run X server Ubuntu 04.10. Ok, abbiamo un tutorial, quindi allora. Allora, per adesso non sono riuscito a trovare alcuna soluzione. Quindi facciamo una cosa, se la trovo vi faccio sapere, altrimenti poi ci vediamo direttamente nel prossimo video. Ok, quindi è passato un po' di tempo dall'ultima clip dove finalmente sei riuscito a installare Ubuntu 4.10. Però, come vedete, ancora non l'ho aperto, perché quando lo accendo succede una cosa molto bella e voglio che voi la sentiate, perché è una cosa audio. Perché? Ora voi dovete immaginare la situazione di io che riesco a far funzionare la macchina virtuale, ho il volume al massimo e sento questa roba. Ho fatto all'incirca un salto del genere sulla sedia. Comunque, come sono riuscito a far funzionare? Ho scaricato la ISO a 32 bit, quella a 64 bit non andava bene. Quindi, utente Yontek, password 1, ho paura che adesso rifaccia il rumore. C'è la musichetta. Signori, siamo in Ubuntu 4.10. Quindi la prima cosa che potremmo provare a fare, non so se sono compatibili, ma possiamo provare a installare VMware Tools. Mi serve un file manager, disks, CD-ROM 1. Tra l'altro, piccola cosa, se vedete succedere un po' di robe a caso, cose che si cliccano da sole, robe, ho il mouse un po' rincretinito, quindi probabilmente non è colpa del sistema, ma del mio mouse. Starei qui. Adesso ho estratto. Strumenti di sistema, terminale, vabbè, cd. sudo./vmware install pl. Ok, no, non abbiamo dei VMware tool adatti. Non ho voglia di andare a cercare, questo video già sta durando troppo da registrare, quindi ce lo esploriamo così. Vediamo se riesco comunque a alzare la risoluzione. Risoluzione dello schermo. Non posso alzarla più di così. Bene! Quindi, andiamo a dare un'occhiata all'interfaccia. Allora, qui abbiamo un tasto per minimizzare tutte le icone aperte e un tasto mostra desktop, sostanzialmente. Abbiamo una barra delle applicazioni, a differenza della dock che si ha nell'ultima versione di Ubuntu, qua abbiamo dei programmi molto più stile Windows XP. Desktop virtuali, che in Ubuntu c'erano dal 2004, Windows l'ha introdotti nel 2015. E abbiamo il cestino, molto interessante. Tra l'altro questo è GNOME, però credo sia GNOME 2, About Ubuntu. Mi apro una web page con un mouse che fa... proprio l'onomatopea giusta. Non sta caricando. Unable to verify the identity of www.google.com as a trusted site. Vabbè, non ci riesce, ha senso. Ok, non so a che punto ci eravamo un attimo fermati perché mi si era riempita la memoria della fotocamera. Per il resto possiamo dare un'esploratina, alla fine è comunque Ubuntu, però. Calcolatrice, dizionario, editor di testo, gestione di archivi, tabella caratteri, ok. Giochi e quanta roba abbiamo. Mine e Minesweeper. E campo minato. Ok, allora. Allora, 2. Quindi vuol dire che ho qui o qui. Se qua 2. Questo è buono. Questo è buono. Qua non è palesemente buono. Qua 1. Qui. Ok, allora qua sono tutti cattivi, secondo me. Questo qui, ok. Questo è, non è buono. Questo neanche. Questo neanche. Questo potrebbe essere buono. Questo. Ok, ok. The Gimp. Quanto vecchia è questa versione di Gimp? Ah, ma è sempre lui. Non l'hanno cambiato per niente. Vabbè, forza. QDT. Non fare macOS style. Gaim. Internet Messenger. Probabilmente un'alternativa a Windows Live Messenger, che ai tempi andava. GNOME Meeting. Ragazzi, dimenticatevi Zoom, Teams, Meet, Discord. Abbiamo GNOME Meeting. Firefox che non ha il logo. Multimedia, un po' di roba per i multimedia. Strumenti di sistema. Formattazione floppy, signore. E ufficio, abbiamo OpenOffice. Voglio vedere OpenOffice del 2004. 1.1. Ciao, io sono OpenOffice. Apri
ufficio, salva nel desktop come ASDER. C'è Clippy fake, ragazzi. No, non è Clippy tarocco. Computer, abbiamo collegamenti a varie cartelle, blocca schermo, termina sessione, cattura schermata. Ah, proprio così diretto. Firefox, Evolution, mi sembra che questo fosse esatto. Questo era aiuto. E poi qua abbiamo l'iconcina del volume. Che versione è di Firefox? About Mozilla Firefox 5.0. Ma secondo voi? Sudo apt install Firefox. Sudo apt command not found. Come si installa la roba in questa versione? No, dpkg. Ok. Non abbiamo store, tra l'altro, mi sembra. Proviamo ad aggiornare Firefox. Abbiamo la versione mobile di Firefox, appunto. Perché, come avevo visto anche nel video di Windows XP, quando il browser non è supportato, compare la versione mobile di Google. No, non sta riuscendo a caricare neanche il sito di Firefox. Vabbè, cosa ci aspettavamo? Io volevo vedere Chrome Meeting. Sì, è proprio nome e cognome. Young Tech. Sembra molto un nome da trapper, ora che ci penso. Young Tech sulla base. Il modem 56k, facciamo LAN. Io non ce l'ho la cam. Cioè sì, ce l'ho, però non voglio usarla. Ok, ok, ok. Ai. Ciao. Chiama, connetti. Vabbè, è una versione tarocca di Windows Live Messenger. Dai, ammettiamolo. Allora, dentro lo stesso qui abbiamo apri terminale, crea cartella, crea icona del video, crea documento. Questa cosa non c'è più in Ubuntu, il crea documento così. Ordina per nome, mantiene allineate. Usa sfondo predefinito. Imposta sfondo desktop. Non ci sono altri sfondi. Tinta unita. Non la vedo questa tinta unita però. Ma non c'è nulla in questa versione di Ubuntu. Se dai un'occhiata all'impostazione, c'è Palm OS Devices. Vabbè, non ho un device che fa girare Palm OS, quindi effettivamente. Screensaver. Cos'è questa roba? Il Medipo del 2010 l'avrebbe adorato. Probabilmente questo laggava ai tempi sui computer. Ma cos'è sta roba? Oh, lagga anche adesso. Vabbè, una macchina virtuale senza driver. Cosa mi aspetto? No. No. Il dissing a Windows, ragazzi. No. Endgame. Ah no, ma è dello scacchi, non di tema. Si può cambiare il tema. Crux. Default. Grand Canyon. Industrial. Questo sembra molto un Windows XP. Media Center mi sembra fosse la versione che aveva il Luna Theme, però non proprio quello originale. Ok. Nebbia semplice. Anche questo carino. Smoky Blue. Sogni d'oceano. È tradizionale. Che sto schifo. A me piace o Grand Canyon oppure appunto quello che dicevo prima. Questo qua. Cos'è la schermata di login? Posso dire che invece che welcome posso avere esplodi col fiorellino. C'è un suono quando è la finestra di login. Non farlo più, ti prego. Testiamo la nostra nuova schermata di login. Esplodi. Tra l'altro, se notate, devo metterlo il nome utente. Non c'è tipo la selezione dell'utente come nelle versioni moderne di Ubuntu. Abbiamo lingua, posso cambiare la lingua. Sessione. Ah, posso scegliere. Ok. Reazioni, ok, va bene. Ok, dato che ho avuto alcuni problemi col file video dell'outro, ve la rifaccio. Spero che questo video sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un like, commentate, condividete, passate Instagram o Twitter, che trovate come sempre in descrizione. Passate al mio secondo canale, che trovate come sempre in descrizione. Qua ci capo tutto. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!